Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. Mi chiamo Gaia, per chi non mi conoscesse, sono un'appassionata di True Crime e ho questo canale che è inattivo da tipo 3 anni. Mi sono sentita di tornare con un video perché è uscito il documentario più aspettato, secondo me, dagli appassionati di True Crime, ovvero il caso Yara, oltre ogni ragionevole dubbio. Quello di Yara Gambirasi è un caso di cui dovremmo ripercorrere tutte le tracce per cercare di capire cosa ha portato effettivamente all'arresto e all'incarcerazione di Massimo Bossetti e soprattutto in galera. Abbiamo il colpevole giusto o abbiamo mandato in galera un innocente? In questo caso ci sono tanti errori procedurali, ci sono tante cose che non hanno funzionato e sono molti più i ragionevoli dubbi che le certezze. Quello che vorrei andare a fare oggi è quindi fare un recapone di tutto il caso, un riassunto in maniera che possiamo ripercorrere insieme la scomparsa di Yara fino all'arresto e come siamo arrivati a capire che il colpevole è Massimo Bossetti, per poi alla fine del video dare delle opinioni e cercare di analizzare quali sono le discrepanze che sono state portate in auge poi dalla difesa durante il corso dell'indagine. Intanto chi è Yara Gambirasio? Yara è una ragazza di 13 anni, faceva la solita vita che fa una persona di 13 anni, quindi faceva il suo tragitto, scuola, amici, famiglia e soprattutto era una ginnasta a livello agonistico. La ginnastica era tutto il mondo di Yara. Ci troviamo il 26 novembre 2010 a Brembate di Sopra. Yara esce di casa alle 17:30 all'incirca per portare uno stereo proprio al centro sportivo di ginnastica. Stereo che serviva per delle gare di un altro gruppo di bambine la domenica successiva. Dalle testimonianze che vengono raccolte nel centro sportivo, Yara viene avvistata l'ultima volta intorno alle 18:40, dopodiché se ne perdono inevitabilmente le tracce. Tutte le telecamere del centro sportivo, ovviamente, come in tutti i casi in Italia, non sono funzionanti, quindi non abbiamo reperti degli ultimi spostamenti di questa ragazza. Yara viene descritta dai suoi genitori come una ragazza molto puntuale e soprattutto come una persona che avvisa di qualsiasi tipo di spostamento o di ritardo purché sia. Quindi, passate 2 ore da quella che doveva essere l'ora del rientro a casa, i genitori di Yara si allarmano inevitabilmente. Il padre Fulvio Gambirasio si reca immediatamente ai carabinieri per denunciarne la scomparsa. Come in tutti i casi di scomparsa di un minore, quello che succede è che gli inquirenti pensano subito a un allontanamento volontario e quindi quello che capita è che c'è un rallentamento anche solo per la partenza della ricerca di questa ragazza. La polizia inizia le ricerche con l'utilizzo dei cani molecolari. Sono dei tipi di cani addestrati a isolare un determinato tipo di odore rispetto a tanti altri che ne sentono, ovviamente avendo annusato un oggetto della persona interessata per poterne poi seguire la pista. Sono tre i cani molecolari che vengono utilizzati in questa indagine e tutti e tre si dirigono subito verso il centro sportivo dove appunto Yara è stata quella sera e tutti e tre, senza indugio, escono dalla parte del retro del centro sportivo, dalla porta del retro. Tutti e tre i cani girano a destra invece che a sinistra, che era la parte che tecnicamente avrebbe dovuto prendere Yara per tornare a casa, anche perché sulla destra di questo centro sportivo non c'era nulla, non c'erano abitazioni, era vuoto ed era una zona industriale, quindi piena semplicemente di fabbriche. Nessuno nel centro sportivo, che comunque era molto popolato di persone, nessuno ha visto nulla. Questo fa presupporre che Yara sia stata semplicemente accompagnata da una persona che magari conosceva e di cui si fidava e si è salita su un mezzo, perché se nessuno ha visto niente, vuol dire che la situazione in cui lei si stava trovando non era anomala. Questi tre cani, girando a destra, seguono le fabbriche fino ad arrivare a un cantiere, il cantiere di Mapello. Uno di questi tre cani addirittura impazzisce davanti a un deposito di cavi elettrici, come se il corpo fosse stato in qualche modo all'interno di quello sgabuzzino. Spoiler, non era lì. Gli inquirenti, avendo l'unica pista del cantiere di Mapello, quello che vanno a fare è cercare di intercettare un po' tutte le comunicazioni che avvengono all'interno di questo cantiere di tutti i dipendenti. E questo ci porta alla prima pista vagliata dalla polizia. Alla luce delle intercettazioni viene fermato un ragazzo marocchino che lavorava appunto nel cantiere, che si chiama Mohamed Fikri. Fikri viene arrestato e fermato mentre si stava imbarcando per tornare appunto in patria, viaggio che aveva programmato da tempo molto prima. Qual è il motivo dell'arresto di Fikri? Hanno fatto delle intercettazioni dove lui parlava in arabo e hanno erroneamente tradotto la frase "che Dio mi protegga" in "non l'ho uccisa io". Quindi quello che succede è che questa pista si rivela
immediatamente inutile e addirittura viene rilasciato subito Fikri con un risarcimento di 9.000 euro. E da questa prima cosa qui già personalmente mi cade un pochino la fiducia in chi fa le indagini, perché se non siamo stati neanche in grado di tradurre correttamente una frase, non so quanto possiamo muoverci in avanti in un'indagine. Facciamo uno skip avanti al 26 febbraio del 2011, il giorno del ritrovamento del corpo di Yara Gambirasio, trovato in maniera del tutto casuale da un automodellista che stava girando a Chignole d'Isola, che è a circa 10 km da Brembate di sopra. La zona interessata dove si trova il corpo di Yara in realtà era stata già precedentemente vagliata da protezione civile piuttosto che da volontari, quindi anche qui fa presupporre che il corpo sia stato portato in questo campo in un secondo momento. Il corpo di Yara è completamente vestito, si vede uno slip reciso che esce dai leggings, che fa pensare a una violenza sessuale, che però non viene confermata in seguito alle autopsie. Il corpo di Yara presenta numerose ferite, da corpo contundente per quanto riguarda il cranio e poi numerosi tagli da arma bianca sul corpo. Nonostante questo, le ferite non vengono collegate effettivamente alla morte. Yara è morta di stenti, di ipotermia e dalla debolezza data dalle lesioni. È stata letteralmente lasciata morire nel campo. Il corpo viene ovviamente sottoposto a degli esami per vedere se c'è del DNA lasciato sopra dal possibile assassino. Vengono riscontrati ben 11 DNA sul corpo di Yara, di cui 5 contate che vengono esclusi perché sono ovviamente quelli dei familiari. Sopra il corpo di Yara trovano sul polsino del sangue che viene ricondotto all'insegnante di ginnastica, però dice che quel giorno non ha avuto contatti con Yara, l'ha semplicemente salutata ma non si sono neanche toccate. E trovano sugli slip del DNA, DNA che non sappiamo di chi sia e che viene rinominato il DNA di ignoto 1. La polizia decide di fare uno screening in tutta la popolazione di Brembate di sopra, quindi raccoglie del DNA un po' a tutta la popolazione. Tramite questa procedura viene incriminato un ragazzo che sembra corrispondere a ignoto 1, ma questa persona viene dichiarata non solo estranea ai fatti, ma non proprio presente a Brembate di sopra la sera della scomparsa di Yara. Quindi quello che si va a fare è ripercorrere la linea genetica del ragazzo identificato come ignoto 1. Tramite queste ricerche si arriva a Giuseppe Guerinoni, che sembra essere il padre biologico di ignoto 1. Iniziano quindi le indagini su Guerinoni, che è morto parecchi anni prima, e si cerca di capire con chi abbia avuto rapporti quest'uomo nel periodo della sua vita. Tramite la confidenza di un collega del Guerinoni al tempo si arriva a una donna, ovvero Esther Arzuffi. Esther Arzuffi corrisponde con la parte mitocondriale del DNA nucleare ritrovato sopra il corpo e quindi la madre di ignoto 1. La polizia così decide, tramite un test dell'alcol, un alcol test che si fa durante appunto il traffico, di mettere dei posti di blocco e così troviamo Massimo Bossetti, uno dei due figli di Esther Arzuffi. Il DNA di Bossetti corrisponde al 9,99987% al DNA di ignoto 1. E così viene predisposto l'arresto di Massimo Bossetti. Ora che siamo giunti al nostro colpevole, esaminiamone le prove contro, perché ce ne sono tante, ma il problema è che sono non solo circostanziali, ma molte sembrano errate o sembrano manipolate addirittura. Allora, sicuramente una delle prime prove che hanno presentato contro Bossetti è il video del suo arresto. E quando è stato arrestato lui si trovava al cantiere di Mapello, stava lavorando al di sopra di un'impalcatura e nel video che cercherò di mettervi qua da qualche parte si vede Bossetti che quasi corre verso la destra dell'impalcatura. A seguito dell'interrogatorio Bossetti dice semplicemente: io ero su un'impalcatura, ho visto arrivare dei carabinieri verso di me, stavo semplicemente cercando di scendere per capire quali erano le dinamiche, cosa fai, ti devi lanciare dall'impalcatura? Quindi già qui la cosa del stai scappando perché ti arrivano i carabinieri è già un pochino dubbia. Iniziano a visionare anche poi delle telecamere della zona del centro sportivo, non del centro sportivo stesso perché come vi ho detto erano malfunzionanti. Da queste telecamere si nota un camioncino bianco che percorre il centro sportivo facendo un giro intorno per più volte. Il problema di questo video è che in primis non riusciamo a vedere una targa, quindi non possiamo collegare per forza quel camioncino effettivamente a Bossetti.
Bossetti dice di avere un mezzo molto simile e di essere passato effettivamente nella zona del centro sportivo come faceva tutti i giorni per andare a casa. Qual è il problema? Che questo mezzo si vede più volte girare intorno al centro sportivo, quasi come fosse qualcuno a caccia. Dal documentario Il caso Yara, uscito pochi giorni fa, si viene a sapere che in realtà questo video del camioncino che gira più volte intorno al centro sportivo è stato un montaggio fatto dalla polizia per esigenze di comunicazione con la stampa. Quindi in realtà il camioncino passa una singola volta in questa zona qui. Ma passiamo ad analizzare la prova regina, questo DNA. Perché mi risulta difficile credere che sia effettivamente Bossetti il colpevole? Intanto gli esami del DNA sono interpretati da esseri umani che sappiamo non essere infallibili. Basta sbagliare a interpretare un allele che letteralmente è un'altra persona. Massimo Bossetti, da quando è stato predisposto all'ergastolo ed è in galera, chiede il riesame di questo DNA. L'accusa in un primo momento sostiene che questa cosa qua non si possa fare in quanto non abbiano disponibilità ulteriore del campione. Hanno finito il DNA, non ne hanno altro. In un secondo momento la difesa non solo scopre che ce n'era altro e quindi c'erano 54 boccette ancora di DNA, oltre che durante un interrogatorio del PM Letizia Ruggeri, il PM dice a Bossetti: guarda che ce n'è tanto di DNA. Ok, queste 54 boccette vengono trasferite presso un altro ospedale, con l'accordo ovviamente del PM Letizia Ruggeri, che nonostante fosse stata avvisata di un possibile disfacimento di questo tipo di prove, date le diversità di temperatura per trasferirle e quindi che l'avrebbero reso inutilizzabile, lei ha comunque dato l'ok. Quindi la prova regina, che è l'unica che tiene effettivamente Massimo Bossetti all'interno del carcere, non può essere ad oggi riesaminata perché non abbiamo campioni con cui poterla riesaminare. Questo perché? Perché il PM ha ben deciso di trasferirle, consapevole dei rischi, distruggendo le prove. Un'altra cosa che mi convince poco è che vi ho detto, sono stati trovati ben 11 DNA sul corpo della ragazzina. Come mai abbiamo preso come influente soltanto solo quello sugli slip e non gli altri 6 sconosciuti? Va bene, c'è ignoto 1, ma ignoto 2, 3, 4, 5, 6? Non li consideriamo, sono meno influenti perché su parti non ha deviazione sessuale o cose simili. Inoltre quello di Bossetti sembra quasi un mostro costruito ad hoc e viene sollecitato anche il fatto che lui abbia fatto delle ricerche in ambito pedopornografico sul suo computer e tramite le indagini e anche con l'aiuto di sua moglie si viene a scoprire che lui e la moglie guardavano insieme dei porno normalissimi, non porno pedopornografici, che è effettivamente una cosa diversa. Inoltre manca tutto quello che è il movente e la dinamica dell'omicidio, perché che motivo ha Bossetti di uccidere Yara? Ha contatti con questa persona? Conosceva effettivamente la ragazza? Così non sembra, non ci sembrano essere correlazioni. Ad oggi Bossetti sta ancora scontando l'ergastolo, appunto, in galera. Non gli è stata data possibilità di difesa perché l'unica prova che hanno contro di lui che effettivamente lo incrimina non è ripetibile, è stata fatta in assenza della difesa e quindi non sappiamo neanche come siano effettivamente andate le cose, ma sappiamo che hanno utilizzato dei kit scaduti per fare questi esami qui. Questo secondo me è uno dei più grandi casi di inefficienza della giustizia italiana, anche perché il PM Letizia Ruggeri è ad oggi indagata per depistaggio, perché è chiaro anche i giudici che le cose sembrano quasi manipolate, anche lo spostare le provette di DNA. Che senso ha che tu dia l'ok nel momento in cui ti dicono guarda che facendo questa cosa qua probabilmente si distruggono? Nessuno, a meno che tu non abbia un interesse a tenere dentro un colpevole pur di non dover essere di nuovo brancolare nel buio. Secondo me inoltre il documentario mette in luce altri possibili colpevoli. Vi invito a guardarlo perché io qui non vorrei perdermi in fare delle tesi che sarebbero un po' campate in aria non conoscendo bene quello che hanno in mano effettivamente gli investigatori sugli altri personaggi che sono stati portati in auge tramite il documentario. Quindi vi invito a guardarlo per farvi un'idea un pochino più completa. Ma alla luce di quello che vi ho raccontato, alla luce delle discrepanze che sono emerse tramite le analisi del DNA, le prove del camioncino, il video fatto ad hoc, il personaggio montato dicendo che era quasi un cacciatore di minorenni. Non lo so, a me nulla convince e secondo me Yara purtroppo non ha ancora avuto giustizia, non penso che in galera ci sia la persona
giusta. Quindi questo è come siamo arrivati a Bossetti. Io vi aspetto nei commenti per sapere la vostra opinione, se secondo voi è colpevole, se secondo voi è innocente. Vorrei che argomentaste la vostra tesi del perché è colpevole o perché è innocente, perché è un argomento che mi sta interessando e sto prendendo molto a cuore, in quanto io penso che poteva essere letteralmente uno di noi. Poteva essere letteralmente uno di noi. Uno sbaglio della giustizia che ti rovina la vita per sempre. Niente, vi aspetto nella sezione commenti. Grazie mille della visione e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.